queste cose dentro casa nostra, è vergognoso quello che succede. Non devono succedere cose di questo genere, non ha senso. Questo male non solo, soprattutto nei confronti della Lazio, perché obiettivamente è un atteggiamento ingeneroso nei miei confronti, ma non devono accadere nei confronti di nessuno, perché io l'ho sempre detto, la nostra politica è quella del rispetto, della correttezza e della legalità. Questo è stato il nostro motto, il nostro valore. Li dobbiamo dimostrare sul campo. Abbiamo fatto la grande prestazione, la vicenda ha fatto la grande prestazione, la Lazio ha fatto la grande prestazione, e queste sono le cose che emergono. Dopodiché è normale, scusate, con tutto il rispetto, che ci possa essere un po' di rivalità, no? Sana, ma dentro casa questo è come se tra due fratelli, uno più grande e più piccolo, si deve prendere una pugna. Ma che senso è questo? Cioè, non è, è vergognoso. Io volevo fare l'intervento dell'intervallo da dire sotto del cugino, ma scusate, ma siete tutti in Basilica. Cioè, era, oggi è la giornata eretta. La Lazio si è prestata a enfatizzare, no, la, questa giornata, per dare spazio, dare un ruolo anche con una esaltazione alla stessa Sala di Milano, e poi ci sono questi problemi. La Sala di Milano ha onorato sul campo attraverso una buona prestazione, l'hanno visto tutti, è stata, era una bella giornata, doveva scadere il presidente, una cosa vergognosa. Allora dice, questo è l'insegnamento da, come dice, cominciamo a dire, l'insegnamento è da l'udito, tutto opposto. Che fortuna ancora c'è quando sono successi questi eventi, perché se fosse, se fosse stato tempo io sarebbe successo terremoto, io chiamavo tutti la polizia per scoccare così, perché non deve accadere, non deve accadere. Ma poi la partita, tante volte la partita non c'ha un competitività, nel senso che ci sono motivi di appartenenza e tutt'altro, anzi deve essere una buona prestazione dove di rivendicazione della propria potenzialità, delle proprie potenzialità, cosa che avvenuto e basta, che cioè, sono rimasto da questo punto di vista. Io oggi sono un presidente al di sopra delle parti, perché giusto sia così, anche perché io sono presidente di Lazio, sono diventato, diciamo così, proprietario anche della Serenità, e ma questo non significa che poi mi posso consentire alla gente per quello che ha fatto oggi. Ma questo vale per chiunque è stato l'arteggio, io non so chi è stato il primo a creare queste condizioni in modo di entrare in meglio, poi adesso mi documenterò con la polizia, però voglio dire, queste cose non devono accadere. La giornata di festa è stata una bella cosa, c'era una bella cornice dei punti, diciamo sufficiente, non come si era aspettato, però sufficiente. Diciamo che no, non è la cornice del punto che c'è stata nell'ultima partita, quando abbiamo, era la partita di Emmanuel. Però ha onorato la presenza reale, cioè questa è la cosa importante, è quello che io a quale tenevo, soprattutto questo è il problema. E da qui poi dopo stesso, perché poi domani se avesse delle persone che vedete oggi quello che è successo alla Serie, alla Serie, cioè quello di non consentire il ripescaggio, è frutto anche di questi comportamenti che vedete. La tifoseria deve essere compatta, unita, ma nelle regole, e deve essere un modo adesso per far capire al genere che quando si trasferirà la Serenità in altri campi di gioco, creerà sicuramente qualche problema anche con un comportamento corretto, perché gli stadi non sono adeguati alla C2 da ricevere e cioè ad ospitare squadre con questo punto. Questa è la verità. La Serenità è un'organizzazione della Serie A, non è come lui, non mi fatti. Ed è un'organizzazione simmetrica a quella della Lazio, volutamente, perché non a caso c'è giocato mezza Cerciola, mezza Lazio, e non a caso i giocatori della Lazio hanno fatto molto bene. Vedete che quindi questa scelta è una scelta che sta dando dei frutti, no? Dei risultati, perché se tutti accettassero i giocatori della primavera della Lazio di venire a giocare a Salerno, avremo una squadra molto competitiva e allo stesso tempo consentiremo ai giocatori della Lazio di crescere e di avere l'opportunità di, se pagano, noi abbiamo oggi giocato con la Lazio con due giocatori, l'anno scorso giocavano in primavera e quest'anno giocano tutti in una squadra, e perché non può accadere quello degli altri. La Serie A ci ha dato uno spettacolo di gioco con la qualità di giocatori giovani, quindi si viene la squadra della Lazio, certo,
Io questo per me. Quindi questo, questa sinergia è importante, no? Tanto la Sanitana vuole uscire fuori da stile. Io ho detto sempre, sono serenista ma all'inferno. Tantissimo, adesso stanno in lineare, poi passerà a purgatorio, poi passerà a C1 e poi mi auguro che passi con condizioni diverse, però voglio dire, nessuno può pensare che lui a un certo punto si limiti nel proprio amore della mia persona, no? Però lui è sempre una persona per bene, corretta e seria, fa l'imprenditore in modo corretto e a Salerno ha dato le stesse chance dal punto di vista dell'organizzazione che ci ha fatto. Con la felicità, secondo me, rispetto a quelli che sono gli obiettivi della Lazio e della Salernitana, che ha più bisogno di rinforzi, la Lazio no, ma la guarda, scusa, la parola, la considerazione non serve, meno serve, non ha nessun tipo di giustificazione, soprattutto nessuna valenza razionale, perché questa è la partita che è stata spesa con due marce. Da una parte c'era la Salernitana che giocava con il cuore, con la passione, con voler dimostrarci, soprattutto perché, vedo qui, c'era anche un problema psicologico. Immagino che sono tanti giocatori della Lazio che dentro lo stesso perché vedete, non ce l'avete preso, però vedi, adesso mi dimostra che io so. E questa è una cosa positiva, non è una cosa negativa. Dall'altra c'era una squadra che compete a livelli diversi, per ovvi motivi, e che ha giocato con un atteggiamento più morbido, no? Cioè non è che ha giocato la partita della vita. No, questo non lo sopporti lui, ma questo senza dispensare, senza sottovalutare, tutt'altro. Era parte quella che stava la partita, questa, ho capito, quindi lei la considerazione la fa sulla base della partita, questa considerazione se la faccio ha bisogno di rinforzi, se la salutare. Ma tu guardi, la vita, diciamo, il peggio del mio morto, ma anche il bello del mio, si migliora sempre, no? Però questa è la squadra che, scusi, gli ultimi due campionati è stata sempre in corsa, molto la differenza lì, di fronte all'altra cosa. E raggiunge il traguardo al centro. Cioè, l'anno scorso la Lazio ha vinto contro l'Inter, contro il Milan, contro la Roma, contro il Frattino, contro il Napoli, contro il Sperino. Poi ha perso, fatalità, con Cesena, con Siena, cioè, quindi che significa? Significa provare a destra, la concentrazione. Con la Lazio mi auguro che acquisisca la mentalità giusta, che sia cosciente delle proprie potenzialità e che riesca a esprimerle sul campo con maggior determinazione e con maggior compattezza. Oggi, per esempio, la Salernitana è una squadra molto compatta, molto determinata, molto unita, molto... Questo si vedeva questo aspetto, no? No, però questa partita non fa testo, perché la partita deve vedere la Salernitana, il campionato con la sua competenza, però c'è il calcio, purtroppo, quello deve fare, e la Lazio, nel suo campionato di competenza, la Serie A, con Pizzo Europeo. Se capisce l'importanza di scendere in campo, con determinazione, insomma, io penso che abbiamo un organico, un ragazzo importante, e la Salernitana, per la propria categoria, avrà, già adesso ha, e avrà ancora di più, da qui a poco, un organico molto più forte, perché noi vogliamo uscire da questa categoria, perché ho detto, siamo partiti dall'inferno, siamo nel girone degli ignari, no? Tra coloro che sono sospesi, c'era l'altro, passeremo nel purgatorio, che è la C1, mi auguro, e poi accoderemo poi. No, Paradiso è già seriato, piano piano, vabbè, ci vuole. Aspetto la risposta dei tifosi, poi arriva la risposta. Ma guardi, i tifosi, c'è qui il direttore, per dimostrare ancora una volta la mia correttezza. Io, indipendentemente da questo, però io voglio testare la piazza, perché la piazza deve capire, a Salerno, lo dico tutto in strada, tutto per scontato, non è così. Qui non è niente ascoltato, perché non pensate che le cose ci arriva uno, una pacchetta mangia e risolvi il problema. Non risolve, ma non esiste. Allora, bisogna che la gente capisca che il raggiungimento di certi obiettivi è frutto di un progetto di sforzi, di sacrifici e di unità di intenti con tutti, a partire dalla società, dalla squadra e soprattutto anche dai tifosi. Se i tifosi vengono dalla parte giusta, oggi penso che Pistera sarà contento di aver fatto sta scelta, perché ha visto, al di là che c'è il Napoli, che ha detto, ha visto che comunque è rimasto. Quindi questo voglio dire no. Perché il problema vero, e questo lo dico tutto l'estate, è proprio il giocatore di Astrella. La gente, adesso ancora adesso, vengono, adesso non voglio fare un altro elogio di me stesso, vengono che li sto io, sono cerebrino. E la verità,
Dopodiché il problema qual è? È che però devono venire indipendentemente da questo, ci sono ancora alcuni che fanno ancora paga di venire C2, loro non vengono che C2, ma scusate, qui c'è stata le squadre che stanno in C1, che c'erano 300 spettatori, 400 squadre di Serie B che c'erano 1500 spettatori, quindi che paghiamo? Siamo a parlare del nulla, questo voglio dire. Allora, purtroppo bisogna fare in maniera che le persone capiscono che questo giocatore oggi in un momento di grande difficoltà del sistema calcistico e in particolare della Lega Pro, che la Salerno è una grande piazza, soprattutto Salerno, essendo una costola della Lazio, ha un grande valore come sinergia per tutti, soprattutto per Salerno. Questa è come la storia del nido, c'è un cellino, hai visto? Quello sta a bocca aperta, ve lo passa e poi viene dopo monerato solo. Ma questo è un problema che ci vuole dentro. Chiaro? Grazie.